Rimbalza sui media nazionali ed internazionali la prima reazione nordcoreana all'imponente esercitazione che Seul sta mettendo in atto al confine. La Corea del Nord è pronta ad utilizzare il proprio deterrente nucleare per una guerra sacrosanta e giusta contro il Sud. Le parole sono del ministro delle forze armate Kim Jong-chun, pronunciate durante il comizio per i 19 anni dell'elezione del leader Kim Jong-il. Nella regione di Pocheon, Seul ha mostrato i muscoli per il secondo giorno consecutivo in un'esercitazione con il più imponente apparato militare mai schierato in tempo di pace. Il presidente sudcoreano Lee Myung-bak ha dichiarato che la pazienza è finita. Seul lancerà un contrattacco spietato nel caso in cui Pyongyang torni a colpire.